Ciao bambini e bentornati! Oggi giocheremo a Iglumania e giocheranno assieme a noi Molang. Poi c'è Bing! Ciao bambini, ci divertiremo tanto assieme! E poi ci sono Topotip e Splash! Ciao a tutti! Ciao, bentornati! Questa sembra una challenge davvero molto divertente, ma vediamo il retro della scatola! Ecco qui! Qui abbiamo Parca Pete. Ecco, si chiama proprio così. Questo simpatico signore ha costruito il proprio igloo. Ed ora si trova proprio in cima del suo igloo perché ha posato l'ultimo blocco. Ma ora deve vedersela con dei pinguini che toglieranno i blocchi dal suo igloo. Oh, immagino che i pinguini saremo noi! Esattamente, voi farete la parte dei pinguini. Vediamo come si gioca, io preparo la challenge. Ma povero Parca Pete, come mai questi pinguini vogliono distruggere la sua casetta di ghiaccio? E chi lo sa, forse si annoiano e questo è il loro gioco? Andiamo a vedere. Guardate, è un vero igloo! E quello lì in cima è l'eschimese Pete? Oh, Pete. Pet. Beh, in realtà non so proprio come si pronunci. Chiamiamolo semplicemente il signor eschimese. E guardate, è proprio in cima al suo igloo. Attenzione quindi a non farlo cadere. Oh no, poverino, non vogliamo farlo cadere. Prima vi ho detto che voi sareste stati dei pinguini. Infatti dovete scegliere ciascuno uno di questi picconi. Come vedete c'è un simpatico pinguino rappresentato. Io scelgo il verde. Oh beh, se non ti dispiace Splash, io allora sceglierei il rosso. E allora io scelgo il blu. Ecco qui. Molto bene, ora che siete diventati tutti dei pinguini, beh, vi spiego lo scopo del gioco. A turno dovrete togliere uno di questi mattoncini di ghiaccio. Fate sempre attenzione ovviamente a non far cadere il nostro povero eschimese. Vincerà il giocatore che a fine partita avrà collezionato meno blocchi di ghiaccio. Oh, e quindi dobbiamo sperare di non farne cadere molti mentre ne estraiamo uno. Proprio così, Splash, perché quando andrete a togliere un mattoncino, beh, ne cadranno anche altri, insomma, è possibile. Quelli che cadranno all'interno dell'igloo rimarranno lì, mentre quelli che cadranno all'esterno saranno vostri. Io ho capito tutto, direi di iniziare. Ed ora che siete posizionati, via alla challenge! Inizierà Splash, poi Topotip, Molang e Bing. Molto bene. Prendo questo. Sì! Oh, secondo me hai rischiato tanto ad iniziare da lì, lì in cima. Io prenderò questo. Oh? Sì! Complimenti, Molang! Oh, vediamo! Prendo questo! Ce l'ho fatta! Prenderò questo! Oh oh! Si è mosso! Si è mosso l'eschimese! Vediamo un po'! Potrei prendere questo qui. Oh oh! Non ti preoccupare, è caduto all'interno. Tocca a me. Prendo questo. Sì! Allora. Beh, è facile questo. No, è vero! Seguirò il tuo esempio, Splash. Prendo questo. Ed ora io quale prendo? Prendo questo. Sì! Allora. Beh, questo! Ovviamente. Vediamo un po'. Potrei prendere questo. Sì! Sei sicuro, Molang, di prendere quello?
Oh oh! Bravo! Oh beh, sei stato davvero bravissimo, Molang! Questo? Oh! Oh oh! Li ho fatti cadere! Oh no! Non ti preoccupare, Bing, sono caduti all'interno! Ah! Ehi, ma come fa a reggersi ancora? Guardate, mancano tantissimi blocchi! Prenderò questo. Oh! Oh! Che spavento! Oh, per me è facile! Prenderò questo qui. Oh! È caduto. Quindi devi sceglierne un altro, Topo Tip. Questo! Beh, è stato facile, Molang! Oh, è vero! Si possono prendere questi, non poggiano più su nulla! Ecco qui! Sì! Oh, già, non ci avevo pensato! Prenderò questo! Vediamo un po'! Prenderò questo qui! Sì! Molang, comunque sono caduti all'interno, sei stato fortunato! Oh beh, ma per me è facile! Prendo questo! Bravissimo! Oh no, è sempre più difficile! Non voglio essere io a perdere! Prenderò questo qui! Oh! Oh no, Splash! Hai fatto cadere il nostro eschimese e tutto l'iglu! Oh, scusatemi! Quindi, diciamo che ho perso! Sì, Splash, purtroppo sei tu ad aver perso. Invece tutti gli altri, diciamo che hanno vinto perché hanno lo stesso numero di blocchi. Oh, che peccato! Beh, bravi ragazzi, voi siete stati molto bravi! Grazie, Splash, anche tu sei stato bravo, è stato comunque divertente! Ehi, ma vogliamo salvare il povero eschimese? Poverino, eccolo qui. Beh, lo metterò qui. Ecco qui. Vi siete divertiti a giocare a Igloomania? Sì, è stato divertente, anche se ho perso. Già, è un gioco molto carino. E allora, grazie per aver giocato assieme a noi. Ed ora lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e cliccate qui per vedere tanti altri giochi con tutti i personaggi dei vostri cartoni preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!